Ciao, sono Emiliano Galli dell'agenzia immobiliare Remax Italcase. Oggi mi trovo in zona Balduina, in via Lucilio 36 e ti presento l'appartamento mio. È un appartamento che ha delle caratteristiche interessanti perché sono 160 metri calpestabili interni, è unico appartamento al piano e ha la grandissima particolarità di avere 4 esposizioni e un box di 28 metri. Questa è la sala, è un salone doppio, sono circa 40 metri e ha 3 punti luce. E uno dei due ingressi, perché l'altra particolarità è che ci sono due ingressi già predisposti, questo è il primo e c'è già un secondo. Un'altra particolarità di questa casa è che ha un affaccio verso via Lucilio da primo piano, ma verso via Prisciano, che è questa qui, da terzo barra quarto piano. Eccolo qui, l'affaccio è anche abbastanza aperto sia sul fronte che su uno dei due laterali. E qui capite già un po' la disposizione di questa casa, che ha la particolarità anche di avere tutte tramezzature. La sala confina con la cucina, che è una cucina abitabile, eccola qui, con l'accesso a un altro balcone. Sono 3 balconi, una balconata lunga sul laterale e altri 2 balconi più piccoli sul retro e su via Lucilio. Cerco di farvi fare un giro razionale, perché la casa, avendo 160 metri, doppia esposizione e tante camere, è abbastanza particolare. Questo è un disimpegno dall'ingresso dove è stato messo un armadio a muro. Eccoci qui. Quella era la cucina, un primo bagnetto di servizio, che è il terzo. E poi c'è questo ripostiglio, lavanderia, può essere uno studiolo. Da qui in poi inizia tutta quanta la zona notte. Questa sulla sinistra è la seconda porta, quindi il secondo ingresso. Questa camera sono circa 14 metri, è una camera comunque matrimoniale, oggi era utilizzata come studio, e ha l'accesso sempre al balcone, lo stesso balcone della cucina, con 2 porte di accesso, infatti siamo entrati da una parte e stiamo uscendo dall'altra. Ecco lì la porta che vi dicevo come secondo ingresso. E qui poi le 2 camere molto grandi, una di 20 e una di 18 metri, e 2 bagni. Questo è il primo bagno, finestrato e completo con vasca, camera da letto molto spaziosa. E le 2 camere hanno accesso entrambe su questo balcone. Questa la faccio su via Lucilio da primo piano. Eccolo qui. Gli infissi sono in alluminio doppio vetro e la casa internamente, seppur abitabile e tutto funzionante, è un pochino datata, quindi necessita sicuramente di lavori di ristrutturazione. E questo lo ritengo un valore aggiunto perché, data la sua grandezza, 160 metri, e soprattutto i 2 ingressi, può essere anche eventualmente frazionata se si ha l'idea di venire con i figli, stare vicino ai figli, genitori e via dicendo. Ecco qui la seconda camera, questa è di 20 metri, questo armadio, non so se avete fatto caso, ecco qui sulla sinistra c'è una tenda, perché c'è una cabina armadio qui dietro. Quindi ritorniamo nella parte iniziale, ripercorrendo il corridoio, via Lucilio 36, 160 metri calpestabili, doppio ingresso, un salone doppio, una cucina abitabile, 3 camere da letto, 3 bagni, un ripostiglio barra studio e soprattutto un box di 28 metri. Guardate quanta luce entra in questa sala. Non vi resta che venire a vedere l'appartamento perché potrebbe essere la tua nuova casa. Per vendere casa puoi fare tu le foto, mettendoci tutto te stesso. Ma con un agente Remax? Eccoci, come va? Hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi.